Allora, buonasera a tutti, procediamo all'appello nominale dell'odierna seduta del Consiglio Comunale del 29 luglio 2022, ordinaria pubblica di prima convocazione, sindaco Francesco Acri presente, consigliere Mario Principe presente, la consigliera Marsico, no, consigliere Ventrella è presente, il consigliere Salvatore Magnelli è assente, la consigliera Napoli Irene è assente, la consigliera Samantha Michela Fabiano è presente, il consigliere Franco Alfano è presente, il consigliere Antonio Vennari è presente, la consigliera Panza è presente, la consigliera Agosto è assente, il consigliere Turano è presente e il consigliere Sprovieri è presente. 1, 2, 3. C'è il numero legale, prego. Allora, buonasera a tutti, primo punto all'ordine del giorno è l'approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio e l'assestamento generale di bilancio. Come sapete abbiamo approvato il Consiglio il bilancio il 30 giugno, per cui questo assestamento di fatto non presenta alcuna variazione rispetto ad un mese fa, quindi si conferma esattamente quello che avevamo approvato il 30 giugno, quindi non ci sono nessun tipo di variazione, nessun tipo di assestamento da fare. Ci sono interventi? Prego. Buonasera a tutti. In merito alla salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio, non è vero che... Sì. In merito alla salvaguardia degli equilibri e all'assestamento generale di bilancio, nonostante il bilancio è stato comunque approvato un mese fa, è sempre opportuno fare i dovuti controlli, perché oggi il Consiglio Comunale verifica lo stato di salute dei conti e provvede proprio alle operazioni di salvaguardia degli equilibri, nonché all'assestamento generale. Questi due provvedimenti hanno una loro specificità, cioè sono finalizzati a assicurare il pareggio del bilancio e l'equilibrio della gestione. Non fate riferimento a nessuna criticità, pertanto non avete preso minimamente in considerazione i nostri rilievi in sede di approvazione del bilancio di previsione. Ne prendiamo atto. In merito alla salvaguardia degli equilibri, bisognava verificare se ci fossero dei debiti fuori bilancio, ma soprattutto l'adeguamento del fondo crediti dubbia esigibilità. Ci sono le attestazioni dei responsabili di settore non ci sono quindi debiti fuori bilancio, quindi è stato attestato dai responsabili di settore questo? È la prima domanda. E in merito al fondo crediti di dubbia esigibilità che andava comunque, visto che siamo al 31 luglio, sono passati 7 mesi, bisogna comunque fare un'attenta verifica dello stesso. Effettivamente gli incassi dei residui che andamento hanno, e quali sono, cioè che cosa sta facendo in particolare le amministrazioni comunali in merito a quanto prospettato o cosa intende fare. E questo stiamo parlando della salvaguardia degli equilibri. Per quanto riguarda l'assestamento generale di bilancio, l'attendibilità di tutte le voci di bilancio. Io voglio ricordare, come ho detto già nel bilancio di previsione, l'attendibilità dei proventi del codice della strada, perché è vero che il sindaco dice che insomma sono destinate a determinate spese, ma non mi pare che esiste la delibera di giunto, se esiste magari ci dice insomma se questa delibera di giunta, se c'è, a quali spese si riferisce. E poi una cosa in particolare che non ho visto è in merito ai costi che sappiamo bene
stanno aumentando vertiginosamente i costi dell'energia elettrica e del gas. Tale verifica doveva provvedere ovviamente il responsabile del servizio finanziario, quindi a lui chiedo se ha verificato in particolare questa voce, se ci ha effettuato delle osservazioni in ordine all'aumento dei costi energetici, perché io in bilancio non ne ho visti e non ne vedo neanche nella salvaguardia. Ripeto, non avete rilevato nessuna criticità, quindi non so se ne avete tenuto conto, perché qui, anche qui, insomma, si potrebbe creare un notevole perdita, cioè questi costi aumenteranno e quindi ovviamente il bilancio potrebbe presentare un disavanzo, no? Alla fine. Grazie. No, rispondo velocemente all'ultimo rilievo. Intanto abbiamo rinnovato la convenzione, non mi ricordo se fino a settembre, agli stessi patti e condizioni con la ditta fornitrice, per cui non ci sarà un aumento da questo punto di vista. E poi tra l'altro in questi giorni è in discussione al governo, nel decreto aiuti c'è una quota di contribuzione del governo ai comuni per far fronte agli aumenti proprio delle bollette elettriche, per cui andiamo a fare qualcosa nel momento in cui sappiamo qual è l'entità del contributo e capire se dobbiamo fare noi degli spostamenti. Ma ripeto, al momento abbiamo rinnovato il contratto agli stessi patti e condizioni, per cui la spesa si attesta sulla spesa storica che era quella degli anni precedenti, non c'è stato un aumento significativo. Tra l'altro stiamo controllando uno per uno i consumi dei vari pod, perché abbiamo rilevato su almeno quattro di loro un consumo fatturato che era 8 volte superiore a quello realmente consumato, per cui stiamo provvedendo a fare annullare le fatture e a farle rifare con gli importi giusti. Per cui teoricamente forse spendiamo un po' di meno, nel senso che siccome si è andate sempre a conguaglio, si è sempre fatturata quella somma negli anni e si è continuato a farlo, adesso invece di aspettare il conguaglio da lettura fatta dalla ditta, li stiamo facendo noi le letture e le stiamo comunicando, per cui già ripeto, su 4 pod abbiamo riscontrato, hanno dovuto fare le note di accredito, perché in effetti il consumo fatturato è, quello che è stato fatturato è negativo rispetto a loro, non è in positivo, quindi da questo punto di vista al momento non c'è una particolare criticità, chiaramente il problema esiste ma al momento non c'è. Quindi ripeto, da una parte il contratto rinnovato agli stessi patti e condizioni, dall'altra aspettiamo la quantificazione del contributo da parte del Ministero e poi faremo le opportune verifiche, perché farlo adesso significava farlo di nuovo fra un mese, quando avremo queste somme. Quindi dico al 31 luglio siamo in linea con la spesa prevista. Va bene. E in merito invece agli incassi? Gli incassi stanno procedendo secondo le previsioni, però ripeto, siccome il bilancio l'abbiamo fatto un mese fa, la maggior parte degli accertamenti sono partiti nel mese di maggio, aprile, ci vogliono almeno 4-5 mesi per avere l'idea della risposta. Devo dire che nel mese di giugno abbiamo incassato parecchio. Giusto per dare una notizia, il fatto che la cassa rappresenti un valore estremamente positivo rispetto al resto ci ha esclusi da un finanziamento per la progettazione. Cioè dicendo che siccome abbiamo una cassa solida, il parametro non ci consente di accedere ai contributi per la progettazione. Quindi abbiamo scoperto che il PNRR premia chi gestisce male, cioè bisogna avere debiti per avere accesso al PNRR, non un minimo di merito. L'avessimo saputo avremmo ritardato gli incassi quando non avremmo avuto i contributi per la progettazione. Questa è una cosa proprio degli ultimi giorni, 10 giorni fa.
merito ai proventi del codice della strada, c'è questa codice della strada, abbiamo fatto una delibera di giunta dove ci sono le spese, abbiamo indicate, ripartito tutto, però io ribadisco il concetto che ho già espresso l'altra volta, sono tutte partite di giro, cioè nel senso che se vengono incassate vengono liquidate, se non vengono incassate non incidono sul bilancio, tranne che per 18.000 euro che sono stati messi nella spesa corrente. Tenete conto che ad oggi siamo già oltre 1.000 verbali, quindi mediamente di 70 euro, quindi voglio dire, vabbè, però voglio dire, 1.000 ad oggi abbiamo fatto 6 interventi, quindi ne sono previsti altri 24, ne sono previsti altri 24 da qui a fine anno, insomma voglio dire, avevamo previsto 4.000, lo superiamo sicuramente. Consigliere Sproviere? No. Allora, se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'approvazione degli equilibri e dell'assestamento generale di bilancio. Chi è favorevole? Contrari? 2. Sì, immediata esecutività. Chi è favorevole? Chi è contrario? Allora, secondo punto all'ordine del giorno. Revoca deliberazione numero 41 del 7/11/2014, che era istituzione polisportiva comunale e approvazione statuto. Come ci ricorderemo un po' tutti, nel 2014 l'amministrazione comunale intese partecipare attivamente alla costituzione della polisportiva per promuovere, far sviluppare e comunque utilizzare gli impianti sportivi del comune in modo da avere un riferimento gestionale esterno all'amministrazione. L'iniziativa era sicuramente lodevole, sicuramente da sostenere, tant'è che io ero presente allora e votai a favore, ma negli anni lo spirito, diciamo, della polisportiva si è andata perdendo, nel senso che è diventata una associazione privata a tutti gli effetti. Non risultano in tutti questi anni interlocuzioni significative con l'amministrazione comunale, né nella programmazione, né nella gestione, né tantomeno nella rendicontazione delle attività svolte dalla polisportiva. Giusto per dirne una, subito dopo l'istituzione che venne definita in Consiglio Comunale, dove la denominazione era Polisportiva Comunale Getti San Pietrese, di propria iniziativa la Polisportiva, con una delibera di direttivo, ha cancellato Polisportiva Comunale, è diventata Polisportiva Getti San Pietrese, come a prendere già da subito le distanze dall'amministrazione comunale. Un altro fatto significativo dal punto di vista, ripeto, del significato e del valore di questa iniziativa è stata quella delibera che abbiamo fatto nel 2019, dove chiedevamo alla polisportiva di inserire all'interno dello statuto alcune modifiche approvate all'unanimità dal Consiglio Comunale, modifiche che non sono state mai inserite nello statuto, quindi in qualche modo, come dire, a dimostrare l'indifferenza alle esigenze espresse dal Consiglio Comunale. All'interno di questo è successo anche un problema di gestione, cioè nell'andare a verificare le clausole contrattuali che disponevano l'utilizzo da parte della polisportiva a titolo gratuito di tutti gli impianti comunali, sono state rilevate una serie di non rispetto delle clausole convenzionali, cosa che ha portato alla Giunta a revocare quella concessione e ad invitare la polisportiva a redigere una nuova convenzione sulla base di un accordo più semplice e rispettabile da parte di tutte e due le componenti. Abbiamo fatto due incontri in comune, non so se c'è stata anche un'assemblea della polisportiva dove si è parlato di questo, dove abbiamo proposto una nuova convenzione che è stata discussa ma che non è stata mai accettata.
né tantomeno sono arrivate ufficialmente delle richieste di modifica o di integrazione a quella convenzione che avevamo proposto. Ripeto, convenzione che venne ritenuta inadeguata da tutte e due le parti. C'è anche la polisportiva, diceva che quella ha detto che quella convenzione non andava bene e che quindi bisognava modificarla. Su questa nuova bozza di convenzione non c'è stato mai nessun accordo e questa interlocuzione è durata quasi un anno e mezzo. Dopodiché abbiamo deciso di andare a bando per gli impianti, perché nel frattempo erano fermi, poi c'è stato il Covid, quindi c'è stata anche una minore domanda di utilizzo. Siamo andati a bando, ma la polisportiva non ha ritenuto di dover partecipare. Quindi di fatto è venuto meno l'oggetto della partecipazione pubblica ad un'associazione a questo punto privata, e di conseguenza riteniamo che sia arrivato il momento di dividere le strade e quindi chiudere questa esperienza e revocare i componenti che il Consiglio ha nominato all'interno del direttivo della polisportiva e annullare qualsiasi tipo di rapporto che è in essere tra il Comune e la polisportiva. Quindi questo è il senso di questa deliberazione. Se ci sono interventi. Sì. Buonasera a tutti. Allora, quando si chiude un'esperienza che per noi è stata positiva, i rapporti tra un'associazione e l'amministrazione comunale, è sempre il paese che secondo noi ci va a perdere. Il sindaco ha detto che la polisportiva nei vari anni in cui è stata operativa non ha fatto nulla per il paese. Io ricordo solamente che tutti i defibrillatori che sono in giro per il comune di San Piero l'ha comprata la polisportiva, quindi ha fatto anche cose al di fuori dello sport e cose importanti. E sicuramente ci sono stati degli errori anche dalla polisportiva, perché quando c'è una problematica di questo genere gli errori stanno da tutte le parti. Si poteva benissimo, visto che la polisportiva non è una cosa privata, non era, da oggi diventa una cosa privata, chiamare il direttivo, se non andava bene come stava operando questo direttivo, fargli aprire un tesseramento e fare un nuovo direttivo, non chiudere l'associazione. Semplicemente, visto che tra l'altro il mandato del presidente è scaduto, ma poi è stato prorogato per il fatto del Covid, se non andava bene come operava questo direttivo, si invitava ad aprire con una lettera, con una cosa, o anche a voce, ad aprire il tesseramento, e si faceva un nuovo direttivo tranquillamente. Ricordo che questo direttivo è stato votato dai cittadini di San Pietro e dai tutti i tesserati nella sala consiliare. Ricordo che per questa associazione, io non so come voterà il consigliere Turano, però voglio ricordare al consigliere Turano che insieme a me è stato uno dei soci fondatori della polisportiva. Quindi cosa è cambiato anche da parte del consigliere Turano? Cioè, ci credeva, siamo andati a spese nostre dal notaio dopo questa delibera di consiglio che, come ha detto il sindaco, è stata votata all'unanimità anche dal sindaco. Ricordo benissimo che anche sul nome l'allora consigliere Acri aveva suggerito di non chiamarlo Polisportiva Jet San Pietrese, perché era stato negli anni passati, la Jet e la San Pietrese avevano diviso questo paese. Ecco, adesso lo andiamo a dividere di nuovo questo paese. E poi soprattutto siete, naturalmente avete la maggioranza e vi assumate le cose che fate, le cose positive. Io sono il primo a farvi un applauso e quando mi è possibile anche a partecipare, però quando fate le cose che non, per me non vanno bene, perché ripeto,
far di chiudere la polisportiva e chiudere comunque un'esperienza dal 2014 adesso, che per il paese ha voluto dire la nazionale di pallavolo a Curizzano ed altre tante manifestazioni, oltre alla cosa più importante che, ripeto, sono i defibrillatori, che sono sulla piazza di Redipiano, sono a San Pietro e sono sulla piazza di San Benedetto. Solo a Padula non avevamo fatto in tempo a prenderlo perché poi è venuto il Covid. Il nostro comune, se è cardioprotetto, è altamente cardioprotetto, è grazie alla polisportiva. Il mio ringraziamento va a chi si è occupato della polisportiva fino a questo momento, quindi al vecchio presidente Eugenio Gervasi, a Mario Donato, all'attuale presidente, a Michelino Buccera, a Perugino Sicilia. E poi sul fatto della convenzione, il sindaco può avere la convenzione, è stata proposta, c'ero pure io all'incontro, non so se poi non hanno risposto, e credo alle parole del sindaco. Però vedo che ad oggi, tranne la struttura di San Benedetto, le strutture, da quando non c'è più la polisportiva, sono chiuse. Padula, il campo di tennis e Curizzano, chiuse, mentre prima erano attive giornalmente. Quindi secondo me, ripeto, si poteva ho fatto anche un invito pubblico su Facebook, non so se l'avete letto, due o tre volte, per fare un incontro, un consiglio comunale aperto, per spiegare alla polisportiva le vostre ragioni, ma non avete avuto gli incontri, farlo in maniera pubblica. E visto che l'amministrazione aveva, il consiglio comunale aveva i suoi membri, di cui uno, l'attuale membro della maggioranza, era esterno anche al consiglio comunale, che era il presidente Mario Imbrogno, lo chiamo presidente perché è stato storicamente il presidente della GET, poi c'era Francesco Alfano e Pierpaolo per la minoranza, votato dalla minoranza allora. Gli si diceva: non ci piace come state lavorando, riapriamo il tesseramento, come, e faccio i complimenti, non sono presenti stasera la consigliere Napoli, all'assessore Cozza, alla consigliere Fabiano, come avete fatto con la Prologo si poteva fare con la polisportiva. Non andava bene il direttivo, si rifaceva un direttivo. E poi soprattutto da oggi in poi, per lo sport, questa amministrazione che vuole fare? Grazie. Secondo me c'è un equivoco di fondo. Allora, innanzitutto, noi non stiamo chiudendo la polisportiva. La polisportiva è già privata, perché l'interlocuzione in questi 5 anni con l'amministrazione è pari a zero. Non c'è stata nessuna interlocuzione con l'amministrazione, non c'è nessun documento, nessuna traccia di proposte, di rendiconto di programmazione, di attività fatte di concerto con l'amministrazione. Ha operato autonomamente sul territorio su strutture date dall'amministrazione per raggiungere degli obiettivi. Quegli obiettivi non sono stati raggiunti, quindi non ha senso che l'amministrazione stia all'interno della polisportiva. Non è che noi chiudiamo la polisportiva. Il continua a modo proprio, a parte lo sgarbo che è stato fatto nel primo direttivo, che qualsiasi consigliere comunale si dovrebbe un po' risentire, perché se approviamo uno statuto dove la denominazione è polisportiva comunale GET San Pietrese, il primo consiglio direttivo cambia il nome da polisportiva comunale GET San Pietrese a polisportiva GET San Pietrese, è il primo segnale che ti dicono: non vi ci vogliamo. È palese. Non c'è bisogno di fare nessuna giustificazione. Non voglio raccontare altri fatti, che per avere una riunione di direttiva in cui poter visionare gli atti di bilancio è passato un anno e mezzo. Io, da consigliere direttivo di minoranza, ho chiesto una riunione per poter visionare gli atti di bilancio, è passato un anno e mezzo per poter avere questa riunione. Quindi è evidente l'atteggiamento della polisportiva, nel senso che siamo noi, il comune, se ci vuole bene, se no facciamo noi. Anche l'atteggiamento di non partecipare, allora, di non proporre una convenzione alternativa. È stata proposta una convenzione, su quella convenzione non è arrivata nessuna risposta. Non è che è arrivata una risposta negativa, non siamo d'accordo con questa
convenzione. Non è arrivata nessuna risposta. Quindi ancora una volta disinteresse alla centralità dell'amministrazione comunale, perché gli impianti sportivi sono dell'amministrazione comunale, non solo della polisportiva. A parte l'altro sgarbo che nel momento in cui c'è stato, non mi ricordo che cosa, hanno chiuso con dei lucchetti gli impianti come se fossero loro. E questa è un'altra cosa su cui ho voluto sorvolare. Però non è molto corretto andare a chiudere degli impianti che non sono di tua proprietà a convenzione scaduta, a mettere dei lucchetti per evitare che altri entrassero. Non si fa in questo modo. Quindi l'atteggiamento della polisportiva è come se a un certo punto lo sport, gli impianti, tutte le attività che riguardano fossero cosa loro. Non è cosa loro, è cosa nostra, di tutti, nell'eccezione bonaria del termine. Nel senso che vanno coinvolti tutti i soggetti coinvolti. Sull'utilizzo degli impianti metto una croce, perché lo stato di abbandono di quegli impianti lo avete visto voi stessi. Se adesso sono chiusi è perché chi ha preso in carico l'impianto non se la sente di far giocare le persone su quell'impianto, perché rischiano di spezzarsi una gamba. Per non parlare poi dello stato igienico dei locali a servizio degli impianti, che hanno lavorato 15 giorni a pulire. Per non parlare poi della rottura del telone, perché se andiamo a vedere anche la rottura del telone è dovuta a mancata manutenzione in questi 5 anni, secondo il tecnico che ha fatto il sopralluogo. Perché andavano sistemati i tiranti anno per anno, non è stato fatto, si sono allentati, il vento è entrato da dentro e ha sfondato, non è entrato da fuori e ha sfondato verso l'interno, ha sfondato verso l'esterno. Adesso abbiamo avuto conferme in questi giorni, quindi io non voglio fare polemiche perché mi secca, cioè, l'importante è capire che se c'è una struttura che ha un ruolo, e quel ruolo lo deve rispettare nel rispetto dei ruoli degli altri. Ripeto, in 6 anni non c'è stato nessun rapporto ufficiale tra il Consiglio Comunale e la Polisportiva. Con chi hanno avuto rapporti non lo so, però sicuramente non con il Consiglio Comunale, dove avrebbero dovuto venire anno per anno a fare un rendiconto delle attività. Io non dico che non hanno fatto niente per il Paese, ma non l'hanno fatto secondo quelle che sono le regole che erano state stabilite da questo Consiglio Comunale. Mancato rispetto nei confronti del Consiglio Comunale, reiterato e confermato anche dal fatto che nel momento in cui abbiamo deciso di porre delle regole più stringenti, hanno preferito abbandonare lo sport. Quindi io questa non lo capisco. Se io ritengo che voglio fare volontariato per lo sport e lo voglio fare alle mie condizioni, con gli impianti degli altri, non è tanto legittimo. Lo devi fare alle condizioni di accordo comune. Non che sugli impianti pubblici fai quello che vuoi tu, negli impianti pubblici fai quello che decidiamo insieme. Non hanno voluto decidere insieme cosa fare. Si sono tornati indietro, nessuno li ha mandati via, anche non partecipando ai bandi, hanno quasi lanciato una sfida che senza di noi lo sport muore, fate un po' quello che volete. Benissimo, va bene, ne prendiamo atto. Siccome io so che i vuoti si riempiono... in fisica, si riempiono in qualsiasi altra attività umana o fenomeno naturale, fatto un Papa se ne fa un altro, morto un Papa se ne fa un altro, non ci sarà la polo sportiva, ci sarà qualcun altro che si occupa. Da quello che mi risulta il campo sportivo di San Benedetto funziona benissimo, ma non è la polo sportiva. E gli impianti di Curissano verranno sistemati in questi giorni. Ho parlato proprio ieri con gli affidatari che hanno ordinato i lavori da fare e inizieranno, mi hanno detto lunedì. In più è arrivato il finanziamento per la copertura della palestra, sono 570.000 euro. Dobbiamo semplicemente rispondere ad una riserva che non sappiamo quale sia, ma credo che sia arrivata oggi pomeriggio. È arrivata la PEC dove ci dicono quali chiarimenti dobbiamo dare, non ho avuto modo di vederla, altrimenti vi avrei reso informati. Quindi a breve avremo degli impianti funzionali e che possono funzionare. Campetto di Padula non è un impianto da tenere in considerazione perché è fuori norma, è fuori tutto, per cui è lasciato aperto all'utilizzo degli altri, ma probabilmente lo toglieremo e ci faremo una villetta o qualcosa di più utilizzabile dal punto di vista sociale.
Questa è la situazione, quindi nessuna volontà da parte nostra di rescindere il rapporto con la polo sportiva. Se siamo arrivati a questa conclusione perché la polo sportiva ha posto, non ha posto condizioni, ha detto continuiamo così, di fatto, non lo ha detto ufficialmente, però di fatto ha detto a noi sta bene come abbiamo fatto fino ad oggi, oppure ce ne andiamo, non fate voi, quasi una forma di ricatto, blocchiamo lo sport a San Pietro. Benissimo, ne prendiamo atto, però io ripeto che in un rapporto di leale collaborazione si rispettano i ruoli, un ruolo ce l'ha il Consiglio, un ruolo ce l'ha l'amministrazione, un ruolo ce l'ha la polo sportiva. La polo sportiva si è mossa dalla documentazione e dalla sollecitazione di quello che abbiamo, si è mossa in maniera autonoma e non ha inteso coinvolgere più di tanto il Comune nelle sue attività. Quindi ad oggi siamo qui, ma ripeto, stiamo uscendo noi dalla polisportiva. La polisportiva può fare sempre le sue proposte, può utilizzare gli impianti, nessuno glielo vieta, naturalmente si deve rapportare con chi oggi opera. Ci saranno dei costi, si terranno conto di questi costi. Credo che i costi c'erano anche prima, non è che prima non ci fossero i costi. Quindi voglio dire, convenientemente si può andare benissimo avanti. Non è che stiamo vietando alla polo sportiva di utilizzare gli ambienti comunali, lo può fare. Ha deciso di non partecipare direttamente, lo farà indirettamente. Ma non muore nessuno, non muore né lo sport né gli sportivi, non muore assolutamente nessuno. Consigliere Carlo, io prima di risponderti nel merito ti vorrei chiedere una cortesia, dato che sei persona che stimo. L'ho scritto l'altra volta dalla tua collega, purtroppo non si può fare una campagna elettorale lunga 5 anni mentendo, sapendo di mentire, e siccome tu sei persona che stimo, gradirei che tu non lo facessi. La polisportiva non è stata chiusa, come ha sottolineato già il sindaco. Il comune, l'amministrazione, ha ritenuto opportuno togliere i membri. La polisportiva rimane aperta e volendo funzionante. Se non ha nulla in gestione dipende dalla polisportiva, non dall'amministrazione comunale, dipende dalla non partecipazione ai bandi della polisportiva. Quindi mi piacerebbe, siccome sei persona che stimo, che ti facessi portavoce di questo nel tuo gruppo, perché già corrono le voci che l'amministrazione ha chiuso la polisportiva. Non è vera questa cosa, l'amministrazione non ha chiuso la polisportiva, siccome si dice questo in giro, e siccome, ripeto, sei persona che stimo, ti chiedo sta cortesia prima di risponderti nel merito, cioè che anche tu con queste persone con cui parli, insomma, li correggi e gli dici, gli spieghi come stanno le cose, che l'amministrazione ha tolto i 3 membri. Tra l'altro, Carlo, io ho fatto parte, votato anche da te, dei 3 membri nella polisportiva. Non? Va bene, votata dal tuo gruppo. Tu non è, quindi stavo aggiungendo proprio questo, il primo giorno ancora non c'era stata la surroga del consigliere Ferraro, quindi non l'hai fatto tu, l'hanno fatto loro. Da quel giorno la polisportiva, a noi consigliere, poi c'è il consigliere Alfano che è testimone, comunque lo può dire anche il dottor Imbrogno, è stata convocata una volta una riunione in questi banchi, stop. La seconda volta sono stata a una riunione nella stanza del sindaco, ma chiamato dal sindaco, c'eri pure tu eri presente, penso, come polisportiva, non come gruppo di minoranza, perché ero io come gruppo di minoranza, e quel giorno stesso addirittura è successo l'episodio che raccontava prima il sindaco, ossia che avevano chiuso un campo e il presidente della polisportiva ha detto errore nostro, andiamo ad aprirla, andiamo a togliere i lucchetti. Quindi i tre membri dell'amministrazione non sono stati invitati una volta. Adesso sento, e comunque col sindaco ne ho parlato pure, che c'è stata un'interlocuzione lunga 1 anno e mezzo. Quindi altra mancanza di rispetto verso i 3 membri. Cioè non sono stati invitati una volta. Presumo che le decisioni si pigliavano in riunioni private fatte all'insaputa dei membri nominati dal Consiglio. Quindi questa è un'altra cosa. Poi, andando a prima, sì, è vero, ho partecipato dal primo giorno, addirittura all'idea me l'hanno detta gli allora consiglieri Mario Donato e Giuseppe Capalbo in pizzeria, probabilmente, non ricordo se c'eri pure tu, c'era presente anche il sindaco Cozza, e tra l'altro abbiamo chiamato ad un notaio amico, quindi dal primo giorno, perché l'iniziativa era encomiabile. Era una bellissima iniziativa quella di andare a trovare un catalizzatore che potesse
fungere da organo unico per organizzare meglio lo sport a San Pietro. Quindi è chiaro che ho partecipato pure come sponsor. I bilanci della polisportiva pare che non si trovano, da quello che capisco. I miei della mia azienda ci sono, tra l'altro la dottoressa Panza li conosce, quindi ci sono pure le sponsorizzazioni che sono state fatte anno per anno, quindi ho supportato per quello che ho potuto, sia politicamente, sia come imprenditore della polisportiva. Purtroppo, resomi conto che non funziona una cosa, è chiaro che si cambia idea. Ripeto, un anno e mezzo, una convocazione qua, le elezioni sono state fatte il 20 settembre, il 22 settembre mi pare, quindi a inizio settembre, poi non ci siamo visti più, siamo stati ignorati del tutto, veniva gestito diversamente. A questo punto non ha nessuna logica gestire con 3 membri del comune, che tra l'altro non sono informati dei fatti, perché tu mi potresti dire, no, la sportiva non ha fatto niente in questi 3 anni, in questi 2 anni, ma non è vero, perché il sindaco ha detto, tu hai tacitamente confermato che c'è stata un'interlocuzione lunga, ci sono stati tanti incontri ed altro, e noi siamo stati addirittura esclusi. Quindi non ha nessun senso, secondo me, che oggi ci sia una partecipazione del comune alla polisportiva, che rimane un'associazione privata che potrebbe anche collaborare col comune se decidesse di partecipare alle iniziative, ai bandi, può collaborare benissimo e sarà ben accolta, ma non c'è motivo per continuare questa linea privilegiata. Posso, sindaco? Sì, solo ad aggiungere un'altra cosa a conferma del fatto che non c'era nessuna volontà persecutoria nei confronti del lavoro sportivo. Dopo che l'attività era sospesa, ci siamo attivati per fargli avere un finanziamento di qualche migliaio di euro al ristoro dei costi, dei mancati introiti del periodo Covid, non mi ricordo se sono 2.400 euro o 2.700 euro. Cioè, potevamo anche far finta di niente, ma lo abbiamo fatto evidentemente perché ritenevamo ancora aperto il rapporto e che ritenevamo fosse giusto che venissero ricompensati per quello che era stato fatto in quel periodo. Adesso non mi ricordo l'entità, ma stiamo parlando di qualche migliaio di euro. Quindi voglio dire, non c'è nessuna volontà persecutoria, anche perché, ripeto, abbiamo tentato tutte le strade possibili, ma per migliorare la convenzione. Per Paolo si ricorderà, ma forse ti ricorderai pure tu. Io dissi, guardate che in questa convenzione ci sono una serie di articoli capestro nei vostri confronti, cioè la dobbiamo semplificare, perché voi questa convenzione non la rispetterete mai. Quindi dobbiamo revocare quella che c'era prima e farne una nuova. La revoca era necessaria perché erano stati disattesi alcuni articoli fondamentali, quelli del subaffitto, cioè erano stati dati in subappalto l'impianto di San Benedetto, la palestra, il campetto di Padula e il campetto di tennis. Quindi tutti e quattro gli impianti di fatto non li gestiva la polisportiva, ma erano stati dati a privati che pur anche soci della polisportiva ne rispondevano a livello personale, quindi non è che erano gestori per conto della polisportiva, dovevano pagare un canone all'anno. La polisportiva aveva stabilito un canone di 100 euro, 150, adesso non mi ricordo, e poi una quota per ogni partecipante, tutte queste cose, ma concordate con chi? Queste cose andavano concordate con l'amministrazione comunale. Se decidi di far pagare qualcosa a qualcuno, l'amministrazione comunale lo deve sapere, perché ritengo che nel momento in cui ti do qualcosa a titolo gratuito e tu fai pagare, io debba essere informato su che cosa sta succedendo. Ma questo non è mai avvenuto. Ecco perché c'erano tutta una serie di confusioni, una serie di situazioni da chiarire, che hanno reso necessario fare il primo passaggio, abrogare la convenzione, rifarne una nuova. Nel rifare la convenzione ci siamo persi, la polisportiva si è tirata indietro, non ha mai fatto una proposta di una convenzione diversa da quella che avevamo proposto noi, ha detto no alla nostra convenzione e chiuso il ragionamento, anzi non ci ha detto nemmeno no, non ci ha risposto proprio. Allora, parto dalla stima per Pierpaolo, che naturalmente è reciproca, anzi, e non è mia intenzione assolutissimamente fare campagna elettorale. Non avevo alcun dubbio, Carlo, sì. Ti ho detto aiutami. Io non dirò mai che è stata chiusa la polisportiva, ma io forse non mi sono saputo spiegare sicuramente. Io non ho detto che la polisportiva è chiusa, non ho detto
perché so benissimo che, tant'è vero che continuo ad operare, che grazie all'interessamento anche di qualche giovane, i due tavoli di ping pong sono della Polisportiva, che l'ha messa a disposizione sotto proposta di alcuni giovani, anche vicino a voi politicamente. Io ribadisco, si poteva, invece di chiudere, anche per una garanzia del comune, di tutti, invece di cacciare i tre consiglieri, si poteva chiamare l'attuale direttivo e dire: non ci piace come state operando, aprite il tesseramento, si fa il direttivo nuovo. Era molto più semplice, avrebbe, e la Polisportiva sarebbe continuata ad essere un'associazione come è stata dal primo giorno. Che poi scusami, l'attuale presidente, scusa, fammi finire i due microfoni. Sarebbe un'ingerenza, cioè come faccio? Non è un'ingerenza, io perché ho votato là dentro a dire tu associazione devi rifare il direttivo. Non è un'ingerenza perché lo prevede lo statuto. Rispettiamo i tempi che il segretario ci ha fatto la cortesia di venire, sì, ed è in giro questa mattina, guardia, sì, e non sì. Vorrei chiamare il soccorso pubblico per accompagnarlo a casa. Non voglio questa sì, concludo due secondi, segretario, scusaci, tanto poi ne continueremo a parlare. Non è un'ingerenza perché lo prevede lo statuto, tra l'altro ripeto, l'attuale direttivo è scaduto, poi c'è stata la proroga per il Covid, allora l'amministrazione o anche l'intero consiglio poteva dire: cari, rifacciamo il tesseramento, ci potete rimanere, poi le tessere si facevano alle elezioni, ecco, ma non chiuderla, solo questo ho detto, se no la Polisportiva non è chiusa, lo so benissimo. Probabilmente se avessi fatto questa proposta in consiglio qualche mese fa l'avremmo analizzata. Ci può anche stare. La realtà ci racconta che c'è stato un atteggiamento di indifferenza da parte della Polisportiva. Ripeto, una delibera approvata dall'unanimità dal Consiglio Comunale nell'ottobre 2019 non ha mai trovato collocazione nello statuto della Polisportiva. No, uno statuto non c'è bisogno di un COVID, non è che bisogna fare, si può fare. Tant'è che io per sollecitare questa cosa ho fatto un paio di interrogazioni all'allora Presidente del Consiglio, che era Tiziana Costa, affinché sollecitasse la Polisportiva ad addivenire a questa modifica, perché era una modifica sostanziale, che non è stata mai fatta. Tant'è che poi l'abbiamo traslata nel regolamento del Consiglio Comunale e nello Statuto, dove c'erano alcune norme di buon senso, di eliminazione di possibili conflitti di interesse e di partecipazione del Consiglio all'attività reale della Polisportiva. Queste due modifiche non sono state mai accolte dalla Polisportiva. Quindi il problema non è di nominare un nuovo direttivo, questo e quello, non è competenza dell'amministrazione fare questo. Competenza dell'amministrazione è quella di verificare se la mission, l'obiettivo che si era dato il Consiglio Comunale 8 anni fa nell'andare a costituire la Polisportiva è stato raggiunto oppure no. I fatti ci dicono che non è stato raggiunto perché lo sport è stato, come dire, in qualche modo settorializzato in maniera privatistica, non è diventato un fatto pubblico, è diventato un fatto privato all'interno della Polisportiva. Tutto qui, e questo è il motivo che porta il Comune ad uscire. Se il contesto è questo, non ha senso che il Comune faccia parte di un'associazione in cui è anche in qualche modo visto con fastidio. Togliamo il disturbo e ce ne andiamo. Buonasera a tutti, solo una parola per rispondere all'unica cosa che ha detto all'ultimo, il fatto che come mai l'amministrazione poi non ha mischiato le carte, ci ripartiamo. Ma questo perché non l'hai fatto tu, Carlo? Eri là dentro, sapevi tutto, non ci sei più. E però ci sei, di fatto ci sei. Potevi venire, appunto, potevi venire come poteva andare chiunque di quelli che è venuto a confrontarsi, a dire la situazione è questa, conviene che ci muoviamo in questi termini o in quest'altri termini. Cioè, se ne sono andati e nessuno ha ricevuto risposta. Quindi, voglio dire, dall'intervento che hai fatto all'inizio, sembra che la responsabilità sia dell'amministrazione comunale, quando invece l'amministrazione comunale ha provato sin dall'inizio ad avere un colloquio e a trovare una soluzione, ma se non hai dall'altra parte sponda
per trovare soluzioni, penso che si chiude per come stiamo chiudendo. Tutto qua. Una sola parola, una sola. Possiamo pure votare, così magari il segretario, se ne vuole andare, no? Io dico una sola parola. È stata discussione anche di campagna elettorale da parte della vostra lista. Il sindaco ci ha fatto 3 comizi sulla polisportiva, voglio ricordare. Poi il sindaco ha detto degli impianti, volevo ricordare che c'hanno i soldi per aggiustare il terreno di Redipiano e sono stati spostati. Grazie. Non c'erano i soldi. E ti devo dare un'informazione, la consigliera Panza ti può dare delucidazioni in merito. Non si possono fare variazioni di bilancio 4 giorni prima dell'elezione, è vietato dalla legge. Quindi quella variazione di bilancio è illegittima, è illegale. Quindi quei soldi non c'erano e non si potevano spendere in ogni caso, quindi non ci sono mai stati i soldi. Visto che alla fine va a finire sempre a cacciare, Carlè, perché poi la butti sempre in campagna elettorale. Cioè i soldi per il telone erano come i progetti per il parco giochi a Padula Spina, dove, se non lo sa nessuno di quelli che ci ha messo mano, c'è il PAI là, lì non si può fare il parco giochi, per dirne una. Come la rotonda che era stata fatta, che non rispettava nessuna misura, nessun codice della strada. Cioè, come tante e tante altre cose che si dicono che si fanno, che si dicono che promettiamo che si fanno, che sono già pronte, ci sono i soldi, però poi di fatto fuffa. Ok. Sì, prego. Grazie. Allora, in merito alla variazione, io del merito non lo so se si potesse fare o no, diamo per scontato che non si potesse fare. Per, voglio dire, chiamiamola onestà intellettuale, quello che vogliamo, uno poteva comunque tranquillamente rispettare il volere di chi ha lasciato dei soldi in comune per la collettività. Poteva rispettare questo suo volere, visto che non li ha presi, li ha voluti lasciare per il campo da tennis. Si poteva fare, lo potevate fare voi e magari anche ricevere il plauso nostro. E poi volevo soltanto sottolineare in merito al finanziamento che è pervenuto al Comune, volevo soltanto dire che è un finanziamento fatto da noi, mi fa piacere che il Comune abbia ottenuto il finanziamento, tant'è che adesso spostano tutti sul PNRR, ma è il nostro, diciamo, infatti sono i professionisti, sono gli stessi nominati, diciamo, da noi, fra virgolette. E in merito a quello che ha detto il vice sindaco, che tutto quello che è stato fatto da noi non rispetta, no, generalizzare, nel senso la rotonda e tutte queste altre cose, non è che l'ha fatta l'amministrazione comunale. L'amministrazione comunale ha proposto, la giunta ha dato un'idea. Sono poi, se voi volete fare una strada e il responsabile di settore vi dice che la strada si può fare, noi abbiamo l'idea, fai la programmazione nel DUP, nelle linee programmatiche, si fa una programmazione. Sono poi i responsabili di settore che li attuano se ci sono i presupposti per farlo. Quindi non è che noi siamo andati la mattina e siamo andati a fare una rotonda o altro, ok? Così come i parco giochi, così come i dossi e via discorrendo. Grazie. Io solo a chiarire un principio, che sempre per la competenza della dottoressa Panza, i soldi non erano stati lasciati, perché se erano stati lasciati non c'era bisogno di fare la variazione. Se erano stati accantonati, i soldi sono stati spesi anno per anno nella spesa corrente, quindi non è stato lasciato niente.
se mi dite che quei soldi erano stati, non ce li abbiamo presi e li volevamo spendere lì, però dovevate accantonarli anno per anno, quindi metterli da parte e poi ma non c'erano accantonati da nessuna parte. È stata fatta una variazione da un capitolo di spesa corrente, di investimento, a questa spesa, giustificandola col fatto che corrispondevano alle somme che non erano state pagate come indennità. Ma non funziona così, perché così te le spendi due volte, te le sei già spesi nella spesa corrente anno per anno e te le spendi poi successivamente per dire che fai un investimento con quello che avevi risparmiato, che non hai risparmiato, perché non è stato accantonato. Se c'era un accantonamento non c'era bisogno di fare una variazione. Non c'era un accantonamento, c'era l'uscita era che non è stata. Allora, era un risparmio teorico che è stato trasformato in una somma l'ultimo mese di allora, amministrazione. Lei mi insegna anche quando c'è una spesa, così come stiamo parlando delle spese codice della strada, è la stessa cosa, quelle spese non sono state mai incassate dagli amministratori di allora, ciò significa che sono rimaste in bilancio, sono delle economie di spese, ma sono delle è un risparmio di spese che è stato speso anno per anno, non è che è stato messo da parte. No, l'economia di spesa che cos'è? Non è un accantonamento, è un accantonamento. Va bene, grazie segretario, arrivederci. È un accantonamento, l'economia di spesa è un accantonamento. Arrivederci. Non abbiamo, dobbiamo votare. 7-2, perfetto, arrivederci. Siete un veggente. Dai, lasciamoci stare, dobbiamo meglio. Buona.